Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks, il canale dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, potreste chiedere? Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi narro le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Per Instagram mi sono capitati diversi post dove veniva chiesto agli utenti quale fosse il loro Targaryen preferito. Domanda interessante, voi che dite? Chi vi piace? E sotto nei commenti ovviamente leggevo Daenerys Targaryen, Daemon Targaryen, Rhaenyra Targaryen e fin qui tutto bene, niente da dire. Sì, peccato che a un certo punto c'erano una marea di Jon Snow, cioè Aegon Targaryen. E io ve lo giuro, la mia anima, che di solito è di colore rosa, ad ogni commento di questo tipo mi abbandonava per trasformarsi in questo. Ma perché, mi potrebbe essere chiesto? È detto nella serie. Lo so, appunto, quello è il problema. Come si fa a rendere canon una cacata? Nella serie Jon è effettivamente Aegon e io mi sto per sentire male solo per aver detto questa frase. Ma se io vi dicessi che non è quello che succede nel libro, che Jon è sì figlio di Rhaegar Targaryen e di Lyanna Stark, ma non è Aegon Targaryen perché Aegon Targaryen esiste ed ha una storyline tutta sua, quindi chi è Aegon Targaryen? Aegon è uno dei due figli legittimi del principe Rhaegar Targaryen e di sua moglie, la principessa Elia Martell. Aegon è l'erede di Rhaegar, essendo lui l'unico figlio maschio legittimo. Infatti Aegon aveva una sorella maggiore che si chiamava Rhaenys. Aegon nasce a King's Landing e si dice che durante la notte della sua nascita apparve nel cielo una cometa rossa. E questo portò Rhaegar a pensare che Aegon fosse il principe promesso, proprio perché a quanto pare la venuta del principe promesso sarà preceduta da una Bleeding Star, appunto la cometa rossa. La questione del principe promesso è molto cara alla casa Targaryen, come ci viene anche spiegato nella serie House of the Dragon. E Rhaegar in questo non era diverso, anzi, lui era proprio ossessionato dalla ricerca di questo principe promesso, cioè c'aveva proprio la fissa. Ma poi succede una cosa. Alla fine della Robber's Rebellion, poco prima che Eddard Stark e i suoi uomini riuscissero ad entrare a conquistare a Prado del Re, Tywin Lannister, che fino a quel momento era stato un sostenitore dei Targaryen, tradisce e decide di mandare Gregor Clegane, chiamato anche la Montagna, dalla principessa Elia e dai suoi due figli. E il suo compito era quello di uccidere i due bambini. Un dono per i nuovi conquistatori. Tywin infatti è tipo: sì, lo so che siamo stati nemici, ma adesso che Rhaegar è morto e sono morti pure i due figli legittimi grazie a me, oh, il trono è il vostro, eh. Adesso potete fare quello che vi pare, poi non ditemi che io non faccio nulla per voi. Che bastardo. Cosa fa Gregor quindi, sempre da uomo onorevole come sappiamo che lui è? Va da Elia, uccide i due bambini e sevizia e uccide anche Elia stessa. Cosa che infatti poi ci verrà raccontata anche da Oberyn. Quindi qui ora mi potreste dire: quindi che vuoi? Magari quello non è Jon, ma Aegon è morto. No, perché nel quinto libro della saga, Una danza con i draghi, dal punto di vista di Tyrion, che non sta con Daenerys, facciamo la conoscenza di due figure. Un uomo conosciuto come Griff, che viaggia con suo figlio, conosciuto come Young Griff. Ma Tyrion scoprirà che questi due individui non sono altro che Jon Connington, che era un leale amico di Rhaegar, e proprio Aegon Targaryen, che riuscì a fuggire al massacro. E come ha fatto? C'è stato uno scambio di bambini e scopriamo che è stato possibile solo grazie all'aiuto di Varys. Proprio perché Aegon è il legittimo erede di Rhaegar. Varys, infatti, se avete visto solo la serie non lo sapete, ma utilizza molto i bambini e non solo come spie, ma fa anche veri e propri scambi di bambini. E perché l'ha fatto?
perché scopriamo che Varys supporta il ritorno di Aegon come re dei Sette Regni, soprattutto perché, avendolo portato a vivere con, diciamo, il popolo, Aegon è stato cresciuto come una persona del popolo, perché per Varys il re perfetto è colui che sì ha sangue di re, quindi che sì discende da una dinastia, nobile, ma che sia cresciuto a contatto con il popolo. Quindi che conosca il popolo e che il popolo conosca lui. Cosa che infatti è condivisa pure da Ned, effettivamente, perché lo dice: non costringere un uomo a morire per te che non te conosce, quindi conosci il popolo. Va bene. Ed ecco perché il quinto libro si chiama Una danza con i draghi, ossia Dance with Dragons. Come ci insegna la nuova serie House of the Dragon, la danza dei draghi non è altro che una guerra di successione. Ed è proprio quello che rischia di succedere ora all'interno del libro. Perché fino ad ora eravamo tranquilli che l'unica Targaryen in circolazione fosse la Dany. E perché supporta i Targaryen e li rivuole sul trono, lei era la legittima erede. Perché figlia di Aerys e sorella di Rhaegar. Ma se il figlio maschio di Rhaegar è sopravvissuto, il trono non può andare alla sorella di Rhaegar, ma va a lui, essendo figlio maschio legittimo dell'erede al trono del Trono di Spade. Quindi ora sappiamo che il legittimo erede è Aegon. Ma cosa sta facendo adesso? Ecco, Aegon vuole andare ad incontrare Daenerys. Siccome Daenerys è l'unica persona a possedere dei draghi, Aegon vuole il suo supporto per riuscire a riprendere a Prodo del Re. Diciamo che nella serie, almeno nel finale, nonostante faccia molto schifo, ci sono delle linee guida da prendere sempre con le pinze, ovviamente, ma che per chi ha letto il libro ti danno degli indizi di cosa potrebbe succedere effettivamente nei prossimi libri. Per chi ha visto solo la serie, no, è un macello e basta. Per chi ha letto il libro, magari qualcosa riesci un po' a mettere insieme, ma sempre un po' preso con le pinze, perché ovviamente ora è tutto, diciamo, è tutta una supposizione, bisogna aspettare The Winds of Winter per saperlo. Però, almeno dal mio punto di vista, dalla serie, ciò che posso aver capito che può succedere nei libri, a mio parere è molto probabile che Dany e Aegon si sposeranno proprio in stile Targaryen. E insieme andranno a riprendere a Prato del Re. Quindi non lo so, magari si sposano prima e poi vanno, oppure conquistano a Prato del Re, si sposano e poi non lo so, vogliono fare i re del mondo, non lo so. Sappiamo però per certo, detto da George Martin, che la battaglia per a Prato del Re sarà la seconda delle due battaglie presenti in The Winds of Winter, che comincerà con la battaglia per Grande Inverno e si concluderà con la battaglia per a Prato del Re. Quindi Aegon esiste ed è un personaggio molto importante all'interno della saga. La scelta di mischiare le storyline dei personaggi, purtroppo è una prassi che nella serie hanno fatto spesso, troppo, sempre. Cioè non ce n'è uno che si salva. Questa purtroppo, o per fortuna, è una saga dove tutto è pensato e montato con estrema cura. E se tu vai a toccare un personaggio dove non devi, o lo prendi e lo sposti dove non devi, o non lo so, gli fai prendere la storia di un altro quando ovviamente non devi, ti fa crollare tutto il castello di carta che ti sei voluto costruire facendo di testa tua, chiudendo poi la serie in una cacata pazzesca che per chi aveva letto il libro era annunciata, anche se non così grave, ma continuavano a vedere la serie perché siamo un po' masochisti, e uno schiaffo in faccia per chi invece ha sostenuto e seguito la serie per 10 anni, solo perché non volevi seguire un cacchio di libro che è lì, è pronto e dovevi solo copiarlo. Ma andiamo avanti. Perché non ha senso dire che Jon è Aegon? A parte che la storia di chi sia la madre di Jon si conclude alla fine del primo libro, perché l'abbiamo capito tutti da lì. Quindi insomma niente di nuovo, anche perché poi ora che ci penso nella serie neanche a Jon l'hanno mai detto: oh frate, sei il figlio di Rhaegar e sei il figlio di Lyanna, come ti senti? Non gliel'hanno mai detto, cioè per Jon lui si chiama Jon Snow dall'inizio alla fine, cioè lo sai tu che si chiama Aegon, lo sappiamo noi, lo sa Bran, poi basta, almeno se, che mi ricordo era così, poi correggetemi se sbaglio, non che cambi la storia, ma comunque
Non voglio dire cacchiate, perciò se ditemelo. Ma c'è un evidente problema. Perché? Perché Rhaegar aveva già un figlio di nome Aegon. E questo nella serie ci viene detto da Oberyn. Perciò, siccome Aegon è più grande di Jon, quando Jon nasce, Aegon esiste e si chiama Aegon. Quindi è un po' difficile che se ha un figlio che si chiama Aegon, anche un altro verrà chiamato Aegon. Cioè, è come se Ned avesse chiamato Rob, Bran Rob II e Rickon Rob III. Cioè, è vero che nelle famiglie i nomi si ripetono, ma comunque tra fratelli non hai lo stesso nome. Poi c'è un evidente problema di tempistica. Allora, vi premetto che faremo la Robert Rebellion e perché non è stata costruita su una bugia nel dettaglio, ma per adesso ci serve sapere questo. Diciamo che la guerra per il nord inizia quando Rhaerys uccide Lord Rickard Stark e suo figlio ed erede Brandon Stark. A questo punto Ned, che adesso è diventato il nuovo Lord di Grande Inverno, tiene fede all'alleanza che già doveva essere stipulata tra Stark e Tully, sposando la promessa sposa del suo defunto fratello Brandon, Catelyn Stark, mentre Jon Arryn sposa Lysa Tully. Quindi in questo momento abbiamo il Nord, le Terre dei Fiumi e la Valle di Arryn che hanno un'alleanza contro i Targaryen. E ovviamente c'è anche Robert, quindi i Baratheon. Perciò fanno questo matrimonio, Catelyn e Ned e Jon e Lysa si sposano nella stessa sera e ovviamente, come vuole la tradizione, c'è anche la relativa consumazione. E le tempistiche della guerra ce le conferisce proprio Catelyn, perché sappiamo infatti che Rob è stato concepito quella sera, perché loro si sono visti solo là, e sappiamo che la guerra è durata un anno. Perciò, verosimilmente, Catelyn, rimasta incinta, e poco tempo dopo, questione di qualche mese, è rimasta incinta anche Lyanna. E sappiamo, o almeno nel libro intuiamo, ma c'è poco spazio insomma all'immaginazione, che Lyanna sia morta di parto. Quindi, come ha fatto Rhaegar, impegnato in una guerra dove lui deve combattere in prima fila, in un periodo storico medioevale, a fare e firmare un documento dove dice che suo figlio maschio, avuto con Lyanna Stark, avrà il nome di Aegon Targaryen e sarà legittimo? Rhaegar aveva il potere dell'ecografo e non ce l'hanno mai detto? I raggi X ce l'aveva? Non ha senso, il sesso del bambino si scopre alla nascita. E visto che Rhaegar muore sul tridente qualche giorno prima della nascita di Jon, come faceva Rhaegar a sapere che Lyanna aspettava un maschio? Poi, diciamo che anche la questione della legittimazione è un po' più complicata. Non è il tempo moderno in cui se un uomo che non è sposato con una donna ma hanno i figli insieme li legittima dicendo vai al comune e fai guarda io do il mio cognome al bambino o alla bambina. No, in un mondo come Westeros l'unico che può legittimare un figlio, quindi un figlio bastardo, è il re. Solo il re può farlo. Ok? Solo il re. Quindi, non essendo Rhaegar re, lui non può legittimare un c***o. Inoltre dirò anche un'altra cosa, Jon rimarrebbe comunque un bastardo, perché? Perché Rhaegar, essendo già sposato con Elia, non può prendersi il grillo e sposarsi un'altra tizia semplicemente perché lui è figo e bello ed è fotomodello. Rhaegar ha già un altro figlio maschio ed erede e Rhaegar ci punta molto su Aegon perché è convinto che sia Aegon il principe promesso, non sta cercando il principe promesso. Allora mi direte, quindi Jon è nato per amore? Io non ci credo tanto, onestamente, perché, come dicevo prima, Rhaegar è molto ossessionato con questa storia del principe promesso e originariamente era convinto di essere lui il principe promesso, ma quando Aegon è nato e ha visto la cometa, allora ha detto no, è Aegon il principe promesso, però, il drago ha tre teste, quindi a me serve un altro figlio adesso. Perché dobbiamo essere io il principe promesso e l'altro figlio.
E guarda un po', è andato proprio a beccare l'unica figlia femmina della famiglia che più di tutte rappresenta il ghiaccio. Rhaegar, dai, fratello, dai. Mi dispiace, io sono romantica nella vita, ma Dio buono, in questo caso ci vedo, cioè c'è del marcio in Danimarca, o in questo caso c'è del marcio in King's Landing, credo. Ma probabilmente la cosa che mi manda più in bestia di tutte è il momento in cui la serie l'ha rivelata, questa legittimazione di Jon. Allora, che tu mi fai vedere che Jon è un Targaryen legittimo nel momento esatto in cui viene inneggiato come re del Nord, a me parte l'embolo. Perché? Qui ci sono evidenti problemi, come sempre, ma partiamo dall'inizio. Allora, uno dei problemi principali, intanto, è che è vero che Jon è maschio. Ma in quel momento della serie, perché il libro è un'altra cosa, quindi parlo proprio del Trono di Spade, tutti in quel momento sanno che lui è un bastardo. Cioè, lo spettatore sa che lui è Aegon Targaryen, ma per i personaggi all'interno della storia, lui è Jon Snow, quindi è un bastardo. E Jon Snow, come tale, non ha diritto a niente. Non ha diritto a nessun trono, non ha diritto manco a uno straccio di terra. E soprattutto lui non ha diritto al trono se accanto a lui c'è seduta l'unica superstite della casata Stark. Come funziona la successione di casa Stark secondo il passaggio di successione padre-figlio? Alla morte di Ned doveva salire Robb, se Robb muore senza figli maschi sale Bran, se Bran muore senza figli maschi sale Rickon, se Rickon muore senza figli maschi allora il trono è di Sansa, se Sansa muore il trono è di Arya. Quando è che Jon può effettivamente reclamare il trono se volesse? Una volta che tutti i suoi fratelli hanno tirato le cuoia. Solo in quel momento, se Jon vuole e soprattutto se il Nord lo supporta, perché questo è importante, allora Jon potrebbe diventare uno dei... Cioè, in Giappone il tizio coatto del rombo del tuono, vabbè. Solo in quel momento, se Jon vuole e soprattutto se è supportato dagli uomini del Nord, perché è importante, allora Jon può essere uno dei candidati al trono, perché in quel caso si creerebbe di nuovo una guerra di successione, perché non c'è effettivamente un erede legittimo. Quindi anche i Karstark potrebbero dire: noi siamo i diretti discendenti degli Stark, quindi il trono possiamo prenderlo anche noi. Quindi si creerebbe un casino, cioè la danza dei lupi diventa. Ma in quel momento nella serie, in vita per il Nord ci sono solo Jon Snow e Sansa Stark. E il trono non può essere di Jon, ma è di Sansa, perché lui si chiama Snow e lei si chiama Stark. E l'incoronazione, nello stesso momento in cui si scopre che Jon non solo è un Targaryen, ma è anche legittimo, cioè soprattutto perché è legittimo, e viene inneggiato come re del Nord. Jon, me l'hai trasformato automaticamente in un usurpatore. Non me ne frega un cazzo se Jon è adorabile e lo amo da morire. Il suo culo su quella sedia non ci deve stare. Il trono di Grande Inverno e dei re del Nord è appartenuto da sempre ai re del Nord e ai re dell'Inverno, il cui nome è Stark. Stark. E il Nord, per di più, non riconosce nessun altro re o Lord il cui nome non sia Stark. E il Nord è legatissimo alla figura della famiglia Stark. Non è come nella serie che non li cagano, che se vado a casa a chiederti aiuto tu mi chiudi il portone in faccia. Ma stai scherzando? Il Nord è distrutto dal fatto che ora gli Stark non ci sono più. E il pensiero che almeno uno sia sopravvissuto, che potrebbe essere chiunque, per loro è importantissimo. E credetemi, darebbero fuoco al Nord prima di inchinarsi a qualcuno o a mettere soprattutto dentro a Grande Inverno qualcuno il cui nome non sia Stark. Ed è importantissimo per la famiglia Stark e per il Nord in generale. Quindi non ha senso ignorare Sansa quando si pensa che sia l'unica superstite e non ha senso trasformarmi Bran in un decerebrato come scusa per non dargli ciò che è suo per diritto di nascita. Come secondo figlio legittimo e sicuramente Stark, perché il padre è Stark. E non me ne frega un cazzo se piace di più Jon di Bran,
Perché se tu fai cagate di questo genere, dopo la storia si riempie di buchi, come per esempio John che non gli frega un cazzo, che non reagisce quando gli arriva la notizia che Bran e Arya sono a casa. Oppure Sansa che sta lì a dover litigare con Jon e Daenerys, lei non può prendere decisioni perché Jon è il re. Ma c***o, lì è la sua sedia se non c'è nessun altro della sua famiglia. Ma che stiamo dicendo? Cioè non ha senso. E ultimo punto, io vi posso garantire che Jon non vuole essere re. Non vuole essere più Lord di Grande Inverno. Lui parte la storia che voleva esserlo. Voleva esserlo perché si sente sempre in competizione con Rob. Lui definisce Rob esattamente come il suo migliore amico e il suo più grande rivale. Perché, nonostante loro hanno la stessa età, Rob ha dei diritti che Jon non può avere. E di questo Jon ovviamente ci sta male. Ma quando realizza che lui non vuole Grande Inverno, nel momento in cui si rende conto che per avere Grande Inverno vuol dire che tutta la sua famiglia deve essere morta. Cioè che nessuno dei suoi fratelli è sopravvissuto, neanche le ragazze, nessuno. E nel momento in cui Stannis glielo vuole consegnare, non solo nella serie, ma succede anche nel libro, quando glielo vuole consegnare, volendolo legittimare come Jon Stark, Jon rinuncia dicendo che non avrebbe fatto questa cosa perché Grande Inverno apparteneva a Rob, a Bran, a Rickon, a Sansa e ad Arya e lui non avrebbe rubato ciò che spetta di diritto ai suoi fratelli, anche se ora non c'era più nessuno. Il principio, per onore, perché Jon è un personaggio onorevole, siccome io dovevo aspettare la morte di tutti quanti per averlo e Grande Inverno appartiene a loro, io non me lo prendo perché Grande Inverno è loro. E non come nella serie, i miei fratelli adesso sono i guardiani della notte. Ma che c***o stai a dì? Frate, ripigliate, eh? Cioè, serio? John, serio? Davvero? Cioè, come si fa a distruggere un personaggio come John in un nanosecondo? Che se ci pensate bene, all'interno della serie, dopo che John viene eletto re, e quindi diciamo nel momento in cui John non fa più quello che John dovrebbe fare, John non fa un c***o, non fa un c***o. Lui segue Daenerys con gli occhietti da cucciolo e come re non risolve niente. Urla in faccia a un drago a un certo punto, ma ai fini della trama non fa nulla, segue Daenerys. Perché io ve lo giuro, per essere fighi non bisogna per forza essere re. Ci sono dei personaggi nella serie che sono dei fighi pazzeschi e che non hanno bisogno di avere una corona in testa per essere re. John è uno di questi. Ma ce ne sono tantissimi altri. Cioè, voglio dire, per esempio, Jamie nel libro è uno dei miei personaggi preferiti, probabilmente è il mio Lannister preferito. Ma non è perché mi piace Book Jamie, allora io dico che Book Jamie deve diventare il Lord di Casterly Rock. Anzi, io spero che lui, la sua famiglia, non la veda più, perché gli hanno fatto solo del male. Veramente. Chi diventerà re? Ha la storyline montata per precisamente, perfettamente sul diventare re. E magari non sarà il preferito, perché magari non lo è, ma la storia avrà senso e alla fine uno non farà Madonna che cagata! E vi dirò di più, Jon non gli importa niente della corona. Jon è sì un leader ed è uno dei migliori, ma avendo lui sofferto tutta la vita, il problema è che per valere qualcosa devi essere legato a un nome. Lui finalmente, quando entra nei Guardiani della Notte, si ritrova in un contesto dove il nome non c'entra niente, dove ti distingui semplicemente per bravura o per le tue azioni. Infatti, Jon riesce a diventare Lord Comandante dei Guardiani della Notte e si guadagna il rispetto dei Bruti, notoriamente noti per eleggere il re oltre la barriera come leader primo fra pari. Secondo me, diventa re oltre la barriera. Quindi, quando John, alla fine della serie, va al di là della barriera, fa schifo come ci è arrivato, perché per carità fa schifo come ci è arrivato, però ha senso perché lì è dove John vuole stare. Lui non vuole essere un re, lui vuole essere un leader. Perché il re è un po' diverso, qui c'è sempre una sudditanza nei confronti del re. Ed è lì che gli Stark sono importanti, perché viene detto 150.000 volte che gli Stark sono l'unica famiglia che conosce bene il popolo, che il popolo conosce, che si prendono cura della loro gente e che la gente ama. Vi posso assicurare che dopo il primo libro, Jon non pensa più a chi è sua madre, ma è legato molto alla figura di Ned come suo padre. E come sappiamo, i genitori non sono chi ti
genera, ma è chi ti cresce. E Ned nel crescere John ha fatto un bel c***o di lavoro, talmente bello che sono sicura che quando John scoprirà che suo padre è Rhaegar Targaryen, a John non cambierà niente, perché John si sente uno Stark, perché John è stato cresciuto da Eddard Stark. E questo ce lo conferma il fatto che nel momento in cui trovano i Metalupi, anche John ne trova uno, quindi John è effettivamente parte della famiglia Stark, cioè lui incarna tutti i valori della famiglia Stark, come tutti i suoi fratelli. John non è legato, ve lo posso assicurare, alla storia del Trono di Spade o dei Sette Regni. John è legato solamente a il Nord, i Bruti e la Lunga Notte. Quindi vi prego, non scrivete Jon Snow ossia Aegon Targaryen. Se Jon è il vostro Targaryen preferito, usate il nome che Ned scelse per lui quando lo prese. Jon. E con questo io ho concluso il mio sproloquio di oggi e fatemi sapere chi è il vostro Targaryen preferito qui nei commenti e se il vostro Targaryen preferito è Jon, vi prego, ne abbiamo parlato adesso, attenti a quello che scrivete. E se vi fa piacere potete seguirmi su Instagram e se avete delle curiosità riguardo alla serie, che può essere qualsiasi cosa, personaggi, punti di trama, teorie, quello che volete, nell'info box trovate il modulo di richiesta. Io vi ringrazio e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Io non riesco a dire sta cosa. Ok, sarà preceduta dall'apparizione? No! Come lo mettiamo il Barlock di Morgoth? Davanti o qui? Carina questa. Vabbè. Siamo. Che succede? Sto rombo di tuono se ne va, per favore. Oppure che. Che c***o è questo? Ma sta a fare i giretti per fare il figo con la tipa? Non capisco.